Il libro che stiamo per raccontare qui nel posto delle parole ha un titolo latino che ci porta però a vivere, che ci porta a vivere i giorni nostri, e speriamo che si fermi lì, ma è un libro che nella prospettiva del tempo spiega lo Zeitgeist, lo spirito del tempo, fin anche questo e molto altro ancora in questo libro che si sviluppa per circa 100 pagine, forse anche meno. L'autore è Éric Chevillard, un autore francese che già alcune volte abbiamo raccontato qui nel posto delle parole. Il titolo, dicevo, è Sine Die, pubblicato la Preistorica, editore, è la cronaca del confinamento questo libro, ed è un libro che ci istruisce nel vero senso della parola su che cosa potevamo fare in quei giorni e che cosa possiamo fare in questi giorni. Per questo autore denominato l'inclassificabile Éric Chevillard, noi per raccontare questo libro abbiamo il suo traduttore e non solo, Gianmaria Finardi, buonasera. Buonasera a lei. E grazie per essere insieme con noi qui nel posto delle parole. In anteprima mondiale leggiamo in quarte di copertina uno dei più originali e innovativi autori della nuova scena letteraria francese, questo è lo Seattle Times. Però per chi non conoscesse Gianmaria Finardi, questo autore, chi è Éric Chevillard, l'inclassificabile? Beh, è una bella domanda, nella misura in cui si faticano a fare degli accostamenti. Diciamo che è un autore di lungo corso, perché in Francia è pubblicato dalle prestigiose edizioni di Minuit, che sono quelle, per capirci, di Beckett, e Chevillard, quindi parliamo di più di 22 romanzi finora per questo autore, comunque molto, molto giovane, perché comunque si tratta di un autore di 56 anni, quindi è estremamente prolifico. È considerato, dicevo, inizialmente è stato considerato come l'erede di Beckett e Michaud, che è tutto dire, credo, nel corso del tempo, sviluppare la propria estetica, la propria poetica peculiare. E quindi la propria estetica, a proposito dell'estetica della scrittura di Éric Chevillard, è un'estetica che rispetto agli altri, mi corregga se sbaglio Gianmaria Finardi, è un'estetica che un po' sfugge, perché è veramente uno scrittore che narra dell'inatteso e narra di cose talmente inattese che noi già le conosciamo, ma tutto questo spesse volte ci sfugge, e questa verità sfuggente di Chevillard scritta nero su bianco è veramente qualcosa che ricorda molto Beckett. Sì, sicuramente, diciamo che Chevillard scrive per, anche quando scrive per sé e magari non pubblica, io mi lancio, dato che lo conosco bene, lui scrive per esplorare qualche cosa del mondo. Sentiamo Gianmaria Finardi, mi scusi se la interrompo, però c'è un problema di linea telefonica, vediamo se adesso riesce a risolverlo, vediamo un po', continui pure a parlare sperando che si risolva. Dicevo che è un autore che scrive innanzitutto per sperare di scoprire qualcosa del mondo, qualche cosa di nuovo, quindi questa tensione verso l'inedito, verso quello che non ci si può aspettare, è il motore stesso della sua scrittura, l'obiettivo e il motore al tempo stesso, quasi usasse la sua penna come un stato quello e vedere cosa c'è dietro le cose. Ma lei dove si trova? Dove si trova Gianmaria Finardi? Che non la sentiamo, la sentiamo a scatti, la sentiamo come se fosse dentro un cavò. Io sono in casa, posso provare a cambiare camera. Vediamo se riusciamo a essere più fortunati, perché ci spiace perdere parte della conversazione. Ricordo che Gianmaria Finardi è traduttore di Éric Chevillard, è dottore della ricerca in letteratura francese, tra l'altro anche editore, ricordiamo, Preistorica è la casa editrice. Ecco, e adesso veniamo Gianmaria Finardi a raccontare Sine Die, però per raccontare Sine Die non possiamo non partire dall'immagine kafkiana della copertina. Ce la può far vedere con parole sue? Beh, si tratta fondamentalmente, lei dice giustamente kafkiana, non solo perché l'oggetto del testo non è solo perché questo, di Kafka.
Esatto, questo è il punto. Abbiamo deciso appunto di rifarci a una celebre illustrazione dello stesso Kafka, proprio perché meglio di tutte forse poteva designare l'oggetto stesso del testo, questi tempi impossibili, per non dire estremamente assurdi, che stiamo vivendo. La copertina, volendola descrivere, è sostanzialmente una sagoma di una persona, verosimilmente uno scrittore, piuttosto stilizzata. E quando dico sagoma perché comunque è completamente nera, si staglia sullo sfondo bianco e la particolarità è che tiene la testa appoggiata su una mano, nella postura di chi pensa, di chi medita, ed è seduto sulla sedia. Questo è. Abbiamo il sottotitolo dell'opera, appunto Sine Die, l'abbiamo significativamente confinato nella parte posteriore della sedia, quindi tra la sedia e le traverse, diciamo, e si chiama appunto il sottotitolo denotativo Cronaca del confinamento, questo per essere molto precisi. L'idea era appunto quella, già a partire dalla copertina, di indicare in maniera estremamente precisa quale fosse appunto la tradizione letteraria di riferimento, perché potrai immaginare, in questo lo sa meglio di me, in questo periodo sono proliferano, no? le scritture che comunque il confinamento ha favorito, questa introspezione naturalmente ha favorito, no? Gli scrittori, la scrittura. Ecco, questo è tutt'altro che un fenomeno che possiamo circoscrivere a questo momento, quindi al confinamento, perché parla sì del confinamento, ma qui abbiamo a che fare con la più alta letteratura, quella appunto che parte da Kafka, che è stato il primo a fare il corpo a corpo con l'assurdo, e poi questa tradizione, ahinoi, è proseguita anche dal punto di vista letterario per tutto il Novecento. Quindi la tradizione è quella che parte sì da Kafka, ma arriva a Camus, no, con Lo straniero, passa per la nausea di Sartre e arriva a Cheviard, sicuramente passa per Beckett, l'assurdo, e poi a Cheviard, dicevo, che dalla sua nota peculiare, l'inclassificabile, dicevamo, come attratterà l'assurdo? Attraverso, soprattutto dovendo trovare una chiave sopra le altre, attraverso l'ironia. Diciamo che l'ironia colpisce la scrittura di Cheviard come fosse un prisma, no? Questa luce ironica, e poi questa iridescenza si suddivide in una miriade di sfumature che sono talvolta quello dell'umorismo nero, accostato appunto alla tragedia, talvolta più sottile, talvolta più leggero, talvolta più incongruo, e così via. Quindi, se dovessi dire qual è la chiave di questo testo, e forse della scrittura in particolare di Cheviard, sicuramente l'ironia e quello che c'è di giocoso, umoristico, non in senso fine a se stesso, mai. E anche una bella dose di scetticismo. Già, assolutamente, perché non si tratta di non prendere mai, di non assumere mai una postura comoda, come si vede dalla copertina, no? Dove la nostra sagoma di questo autore non sembra in una posizione tutt'altro che comoda, no? Così esce via quando scrive, quando tratta anche le tematiche più tragiche, come possono essere questa della pandemia e dei suoi effetti. Per cui abbiamo proprio questo scetticismo impedisce a Cheviard di adottare una sola sfumatura di questa ironia, di questa autoironia, e vediamo come il gioco, dicevo, un gioco molto serio, un gioco che non è mai fine a se stesso, rappresenti una sorta di, io direi, gioco nel senso meccanico, no? Quindi nel senso di margine di manovra. Ecco, questo interessa a Cheviard, avere sempre, grazie all'ironia, all'autoironia e all'effetto umoristico, sempre questa possibilità di non aderire mai completamente al mondo, al cosiddetto mondo reale, per poter dare con questo margine di manovra, per potersene distaccare un po' e darci qualche aspetto che non credevamo possibile. Io direi che la stessa idea di trattare questa tematica con anche con degli effetti umoristici, che potremmo definire umorismo del disastro, è estremamente innovativa, estremamente originale. Lei non pensa, Gian Maria Finardi, che sì.
restiamo ancora su questo aspetto dell'umorismo, dell'ironia, abbia per certi aspetti anche un po', non dico nascosto, non so usare un'altra parola, ma ecco, la parola nascosto forse si dice un po' nascosto quella complessità, della scrittura di Chevillard. Perché lui, si presenta a noi lettori in una forma apparentemente semplice, sicuramente ironica, come abbiamo già avuto modo di vedere. Però in tutte queste pagine, queste sono circa 60-80 pagine, 80 pagine di questo libro, ma qui c'è una complessità di capire e comprendere l'esistenza che è a dir poco straordinaria. Ma io sono del tutto d'accordo con lei, la complessità la si può stratificare volendo, no, di questo testo, perché da un certo punto di vista è un testo che si vuole, che è di fatto estremamente godibile, nella misura in cui il tema trattato, che è la quotidianità, no, dello scrittore durante il confinamento, attinge a delle esperienze che siamo stati tutti costretti a vivere, tanto in Francia quanto in Italia. Per cui in alcuni giorni si può vedere l'autore giocare con le proprie figlie, la più grande tra l'altro ha compiuto 12 anni durante il confinamento, in altre giornate lo si vede aiutare le figlie a fare i compiti, in altro è alle prese con le faccende domestiche, quindi si preoccupa di fare attività fisica, quindi quanto di più banale, tra virgolette. E E per non è cui banale, al per tempo esempio, la. stesso. Prego, stava dicendo, scusi? No, e al tempo stesso questa stratificazione, grazie appunto anche all'umorismo, apre degli squarci, come diceva lei, che sono anche di matrice filosofica sul senso, il senso del tempo, il senso che sembra immobile, che si dilata, E il qui tempo, il interviene il senso che ragno a spetta. questo punto, il ragno a Come proposito. scusi? E qui può intervenire l'ascesista, se pronuncio bene, ovvero il ragno, la sua tela. Qui c'è un aspetto filosofico del personaggio. Assolutamente, assolutamente si tratta di fare i conti, come si diceva, con quello che c'è di incongruo, di assurdo, no? Di questo tempo. E quindi questo tempo quasi immobile, in questo tempo immobile l'autore si trova appunto, da una parte apparentemente alle prese con la vita più banale, no? Quella a cui ci ha costretto il confinamento. Dall'altro punto di vista, anche da questioni così minime, così apparentemente semplici, si aprono degli squarci sul senso, che sono vertiginosi sicuramente. E quindi in questo senso si nota Beckett, si nota Kafka, si nota tutta questa sedimentazione di cultura, di tradizione letteraria, che sono sedimentati e si trovano in nuce in questo testo. Sicuramente molto ricco anche da questo punto di vista. E vediamo gli scrittori quando c'era il confinamento, perché Erich Chevillard ne parla in questi 54 giorni, se non sbaglio, quando racconta che tutti gli scrittori in attività tengono un diario sul confinamento. Però questo io non lo considero tanto un diario, è qualcosa che va per conto suo rispetto a un tradizionale diario, Gian Maria Finardi. Certo, questo è il diario, non fosse che un dettaglio, che è il diario di un grandissimo scrittore, che quindi per definizione cerca in quello che è passeggero, in quello che è quotidiano, cerca di immortalarlo, no? Nell'ambra della letteratura. E quindi questo da un punto di vista documentario, questo è un testo che ha un altissimo valore sicuramente documentario. Io dico è il testo che non passerà di moda come può passare un qualunque diario. Questo testo è il testo di cui ci serviremo, credo, per raccontare cosa si provava durante questi tempi impossibili ai nostri nipoti, ai nipoti dei nipoti, ecco, che leggeranno questo libro di certo sui libri di storia. Al tempo stesso, questo testo che diciamo parte sì da un'esperienza del confinamento, ma per andare oltre, quindi per esplorare il senso. E io lo dico anche da un punto di vista personale, sia anche da traduttore, il traduttore è il primo lettore della riscrittura, dell'opera, ecco, diciamo che mi ha aiutato molto a reggere, ecco, questo testo nei momenti anche più duri del confinamento. Io trovo sia qualcosa di miracoloso, come dire, per dirla con Baudelaire, no? Come se
se dal male fosse nato veramente questo giglio purissimo, che è questo testo che è sbocciato così in un periodo così nero, ma che porta con sé la bellezza della poesia, la purezza e l'assolutezza del senso. Questo è. Io quando penso a Chevrier, anche rispetto a questa, a questo diciamo corpo a corpo impari per certi versi è titanico contro l'assurdo, io me lo immagino come una con la metafora, no, di questo scrittore visionario cieco, naturalmente come si conviene da Omero in poi, che non ha bisogno della vista per vedere oltre le cose e si serve della sua penna, mi immagino una penna lunghissima, affilatissima, per sondare appunto l'assurdità e il dolore cieco, per così dire, di questi tempi, che finisce nel testo questi tempi nuovi. Quindi è assolutamente, come dice lei, questo non è un diario tout court, questo è mascherato da diario, sicuramente questa è una grande opera letteraria. È una grande opera letteraria che ci fa comprendere lo stato del mondo attuale. Ricordo ai nostri ascoltatori, questo libro Sine Die è pubblicato da Preistorica. Sì, questo libro racconta il tempo del confinamento, ma leggerlo non è per dire ritorniamo in quel tempo e quindi riviviamo quelle cose, non ne abbiamo più voglia di riviverle e così via, perché la possibilità di lettura di questo libro l'ha già spiegato molto bene Gian Maria Finardi, è proprio dato dalla porta che ci apre sull'ironia, e ritorno su questo aspetto importantissimo di Cheviare, quindi attraverso l'ironia, attraverso Sine Die, attraverso il confinamento, Sine Die rappresenta veramente uno sguardo su questo mondo. E a proposito di questo mondo, una volta passato questo benedetto virus, per non dire peggio, noi saremo migliori o peggiori. Cheviare prova a dare anche una risposta e lui dice semplicemente no. Saremo sempre uguali, noi seguiremo sempre il nostro corso nomade, non mettiamoci nemmeno a immaginare che usciremo più saggi o migliori da questa prova. Sembra disilluso, ma molto reale. Sicuramente c'è una vena antiprogressista che domina la sua visione del mondo. Crede fortemente nell'uomo e nell'umanità, nella capacità dell'uomo. Al tempo stesso, diciamo che tutto il suo sforzo poetico, il suo sforzo di intellettuale è concentrato proprio a cercare di minare, di sabotare quanti invece, e sono numerosi, se lui lo sa, vogliono perpetrare questa visione del mondo, pur sbagliata, deforme che si sia rivelata anche in questo periodo. E Chevrier cerca appunto in ogni modo, con ogni mezzo, di scardinare queste visioni che sono preconcette, che per certi versi non sono, lui lo dimostra, affatto fondate. La cosa incredibile in Chevrier è che quando parla di alcuni aspetti, e ce ne sono moltissimi in questo testo, dell'assurdità appunto dei comportamenti dell'uomo, delle sue abitudini, di fatto lo fa per sgretolare qualche convinzione, in modo di recuperare anche una dimensione più autentica. Forse solamente a questo punto si può tornare, ecco, a guardare al futuro con una speranza. Ecco, Chevrier in fondo se spinge sull'acceleratore anche dell'umorismo nero ogni tanto in questo testo, lo fa proprio per scuotere le coscienze. Questo è il momento di aprire gli occhi, questo è il momento di reagire, di affrontare con coraggio le sfide che sono, lo dice anche nel testo, quelle ecologiche, dell'umanità e che l'umanità ha troppo spesso rimandato. Quindi lui dice quando se non adesso, questo è il punto, e lo fa appunto con queste scosse che sono scosse dettate dall'ironia, dall'autoironia, da tutte le sfumature dell'umorismo che applicato a questo tema sembra veramente ancora più potente.
questa è la grandezza del testo, secondo me. Gian Maria Finardi, lei ce l'ha il testo originale a portata di mano, vero? Certo. E allora ci fa ascoltare un breve passo prima della versione originale, cioè in lingua francese, di Alice Biard, per Sine Die, e poi lo ascoltiamo in lingua italiana, libro tra l'altro che lei ha tradotto. Je l'ai appelé la chaisis. C'est un nom joli, je trouve, pour une araignée. Depuis quelques jours, afin de rompre mon isolement et ne pas limiter mes interactions affectives aux trois membres de ma famille reclus avec moi, j'ai entrepris de l'apprivoiser. Son fil de soie est le dernier lien qui m'attache au monde. Nous parlons beaucoup, nous nous parlons pendant des heures. Mais il est vrai que la chaisis est principalement douée d'une remarquable faculté d'écoute. Il m'arrive de rester toute la nuit, assis dans la salle de bain, à lui raconter ma vie, à lui confier mes tourments, mes angoisses, mes regrets, mes ambitions. Elle ne montre jamais aucun signe d'impatience. E adesso ascoltiamo la versione tradotta in lingua italiana del breve passo che Gian Maria Finardi ci ha letto. Prego. L'ho chiamato la chaisis. È un bel nome, trovo, per un ragno. Da qualche giorno, al fine di rompere il mio isolamento e non limitare le interazioni affettive ai tre membri della mia famiglia, reclusi con me, ho iniziato ad addomesticarlo. Il suo filo di seta è l'ultimo legame che mi tiene attaccato al mondo. Ci parliamo molto, ci parliamo per ore. Ma è vero che la chiesa è principalmente dotato di una notevole facoltà di ascolto. Mi capita di rimanere tutta la notte seduto in bagno a raccontargli la mia vita, a confidargli i miei tormenti, angosce, dispiaceri, ambizioni. Non mostra mai alcun segno di impazienza, lui. Éric Chevillard, autore del libro Sine Die, cronaca del confinamento, preistorico editore. Qui noi lo abbiamo raccontato insieme con il traduttore e nello stesso tempo editore Gian Maria Finardi. Però prima di salutarci, Gian Maria Finardi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? È una bellissima domanda. Il libro che mi sta facendo compagnia è il secondo libro pubblicato in Italia, sempre da Preistorica Editore, di Pierre Jourde, che è un autore francese pubblicato in Francia presso le edizioni prestigiosissime Gallimard, è dedicato alla montagna. Si intitola Il Tibet in tre semplici passi e narra appunto della conquista, o forse potrei dire del tentativo di conquista, in tre tappe delle vette più alte del mondo. Questa è l'ambizione, ecco, di questo testo. La descrive bene già il titolo, penso anche. Tra l'altro, di Pierre Jourde avete già pubblicato Paese Perduto, vero? Mi pare 2 anni fa. L'abbiamo pubblicato a novembre, no? A novembre. Come passa il tempo? Colpa del confinamento, ho perso anche la cognizione del tempo, oltre a tutto il resto. Grazie davvero Gian Maria Finardi del tempo che ci ha dedicato. Grazie ancora e buona grazie serata. Grazie a lei. Arrivederci.